Bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di TRMH 24. In apertura torniamo sulla morte del 21enne Giovanni Vittore, perché andrà ai domiciliari l'uomo che ha causato l'incidente che è stato fatale al 21enne. Questa mattina c'è stata l'udienza di convalida del fermo per il 71enne accusato di aver causato l'incidente, fermo che non è stato convalidato. Sentiamo le motivazioni. Nessun pericolo di fuga, per questo il 71enne accusato di aver causato l'incidente in cui è morto il 21enne Giovanni Vittore non resterà in carcere. L'uomo allo stesso tempo è stato posto agli arresti domiciliari perché potrebbe reiterare reati della stessa specie. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. L'anziano era in carcere dal 24 luglio scorso con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga e di omissione di soccorso. Non ero lucido e ho avuto paura. Alla domanda su cosa sia successo quel maledetto pomeriggio del 21 luglio, l'anziano avrebbe risposto così. Domenica pomeriggio, la strada deserta, il 71enne, originario di San Nicandro di Bari, è in via Gentile nel quartiere Iapigia. Con una manovra improvvisa cambia direzione. Il 21enne, nel tentativo di evitarlo, frena bruscamente perdendo il controllo della sua moto, per poi finire sull'asfalto. A quel punto l'anziano si sarebbe avvicinato al corpo del ragazzo e, vedendolo in una pozza di sangue, sarebbe scappato. Sono devastato da quanto successo, poteva essere mio nipote, mio figlio, ha raccontato questa mattina al giudice per le indagini preliminari durante l'udienza di convalida del fermo. L'uomo era noto alle forze dell'ordine. Nel 2016 fu sottoposto alla misura dell'avviso orale, un provvedimento con il quale il questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge. Gli agenti lo hanno identificato attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, che hanno registrato la scena, oltre ad alcuni dettagli come gli abiti indossati, il modello della moto, il casco e l'orologio del cinturino arancione ritrovati sul luogo dell'incidente. Ancora cronaca, un uomo di 47 anni è morto ieri mattina durante un intervento chirurgico di asportazione della colecisti avvenuto in laparoscopia presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Il decesso, a quanto si apprende, è avvenuto nel reparto di chirurgia generale universitaria. I familiari hanno presentato denuncia alle forze di polizia e, a quanto si apprende, la magistratura ha disposto il sequestro della cartella clinica. Anche la direzione sanitaria del Policlinico sta verificando l'adesione ai protocolli aziendali di riduzione del rischio clinico. E adesso vi raccontiamo la vicenda di una donna che adescava minori sui social e girava con loro dei video pornografici in alcuni bed and breakfast. Si faceva chiamare la zia Martina, è stata condannata a 3 anni e 7 mesi di reclusione. Condannata la professoressa di Polignano a Mare con lo pseudonimo di Zia Martina, adescava i ragazzi su Instagram per poi girare video hard con i minori nel bed and breakfast di famiglia. L'insegnante 47enne di scuola elementare, sospesa da quasi 3 anni, è stata condannata dal Tribunale di Bari in primo grado a 7 anni e 3 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 75.000 euro per 2 episodi di produzione di materiale pedopornografico e per una presunta vicenda di corruzione di minorenne. Come pene accessorie, i giudici hanno disposto l'interdizione dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine, grado, servizio in istituzione, strutture pubbliche e private frequentate da minori, oltre alla misura di sicurezza del divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minorenni per la durata di 1 anno dopo l'espiazione della condanna. A far partire le indagini furono le denunce ai carabinieri fatte dai genitori delle presunte vittime, che avevano notato come i figli trascorressero troppo tempo in chat e di come si allarmassero alle richieste degli adulti di capire con chi stessero parlando. Gli atti sessuali tra zia Martina e i minori sarebbero avvenuti anche in chat, in un caso con un 14enne. Il caso è esploso nel 2021, quando per la donna, che all'epoca insegnava in una scuola elementare del nord Italia, scattarono i domiciliari. In aula la donna si era detta vittima del comportamento dei ragazzi, ma non è stata creduta. Un uomo di 84 anni è stato trovato morto in un terreno di sua proprietà a Serranova di Carovigno, in provincia di Brindisi. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. Vicino al cadavere, sul quale non vi sono tracce evidenti di violenza, c'erano i 3 cani dell'uomo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini.
E adesso passiamo a un altro argomento, parliamo di ex Ilva, Acciaierie d'Italia. I sindacati hanno trovato l'accordo sulla cassa integrazione che scatterà per 4.050 lavoratori, di cui 3.500 a Taranto. Si tratta di numeri in ogni caso ridotti rispetto all'iniziale richiesta di cassa integrazione per 5.200 dipendenti. Sentiamo i dettagli dell'accordo. Un confronto lunghissimo ma risolutivo. Dopo 14 ore di trattativa nella notte tra giovedì e venerdì, al Ministero del Lavoro è stato siglato l'accordo tra Acciaierie d'Italia e i sindacati. La richiesta di cassa integrazione straordinaria per l'ex Ilva riguarderà massimo 4.050 lavoratori, di cui 3.500 a Taranto. Numeri ridotti rispetto all'iniziale richiesta per 5.200 dipendenti, di cui 4.400 a Taranto. La decorrenza sarà retroattiva a partire da marzo 2024 e ai dipendenti in cassa verrà riconosciuto il 70% della retribuzione annua lorda. Il piano di cassa integrazione si chiuderà poi a giugno 2026. Soddisfatti i sindacati. Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la FIOM CGL, ha sottolineato la presenza nell'accordo di un piano di ripartenza che i commissari straordinari dovranno mettere in pratica. C'è la tutela occupazionale perché non sono previsti esuberi e soprattutto alla fine di questo percorso ci sarà la possibilità per tutti di rientrare al lavoro, ha spiegato Scarpa. Questo accordo darà sollievo alle famiglie di tutti quei lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione e accompagnerà il piano di rilancio aziendale, gli ha fatto eco il segretario nazionale della FIM CISL, Valerio Dalò. I sindacati attendono ora di conoscere i dettagli del bando con cui Acciaierie d'Italia, oggi in amministrazione straordinaria, si appresterà a diventare una nuova società. Il bando sarà pubblicato nei principali organi internazionali, ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che ha anche confermato l'interessamento del gruppo Marcegaglia. 6 in tutto le aziende che hanno mostrato informalmente interesse per l'ex Ilva e che adesso dovranno presentare le proprie manifestazioni di interesse sulla base del bando, che sarà attivo entro la fine del mese. L'obiettivo del governo dunque è quello di rilanciare l'ex Ilva, ma più in generale l'intenzione è quella di rilanciare l'intero Mezzogiorno, e per farlo si affida il governo al piano che è stato presentato quest'oggi, il piano strategico sulla ZES unica. Un provvedimento importante per il Sud Italia che disegnerà la politica di sviluppo del Meridione per i prossimi 3 anni è il piano strategico ZES adottato dal governo Meloni, con il quale le 8 zone economiche speciali esistenti vengono sostituite da un'unica macroarea. Le ZES sono aree con una legislazione economica differente e agevolata rispetto a quella in vigore nel resto del paese. Il nuovo programma definisce le principali linee di sviluppo per il Sud e stabilisce le semplificazioni amministrative previste per le imprese che investiranno nelle regioni meridionali. L'obiettivo è rendere il Sud un luogo dove sia conveniente investire, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La ZES unica del Mezzogiorno sarà la più grande zona economica speciale in Europa per numero di abitanti. Supererà il primato della Polonia, che pure costituisce una buona pratica a livello internazionale, ha spiegato Meloni. In Polonia però la ZES non è unica, ce ne sono 14 che hanno funzionato a dovere, sostenendo la crescita e lo sviluppo di interi distretti. In Italia sono state introdotte nel 2017 dal governo Gentiloni, che ne aveva istituite 8, tutte al sud. Di fatto sono diventate operative però solo nel 2022, a causa del lento e complicato percorso attuativo. Le zone precedentemente individuate erano limitate alle aree retroportuali, mentre quella unica comprende le intere 8 regioni del Mezzogiorno, tra cui ovviamente Puglia e Basilicata. L'obiettivo è quello di garantire al Mezzogiorno la possibilità di competere ad armi pari, ha spiegato Meloni, parlando di un Sud Italia pieno di potenzialità che finora non sarebbero state espresse appieno. Il provvedimento adottato oggi dal governo consentirà alla Basilicata di rendersi maggiormente competitiva grazie ai nuovi investimenti che le aziende potranno realizzare e al nuovo slancio che l'intero tessuto economico e sociale potrà ricevere, ha dichiarato in una nota il presidente della regione Basilicata, il forzista Vito Bardi. Un investimento strategico, secondo il governatore lucano, che valorizzerà il meridione all'interno dell'area mediterranea. E un altro grande tema che riguarda il Sud Italia è quello dell'autonomia differenziata. Oggi a Potenza la UIL ha incominciato la campagna di raccolta firme contro appunto la riforma voluta dalla Lega.
Contrastare con ogni mezzo la legge sull'autonomia differenziata, una norma che la UIL definisce scellerata e che rischia di marginalizzare ulteriormente il Mezzogiorno, con un possibile impatto devastante sul mondo del lavoro, sul welfare e sulla sanità, secondo il sindacato. Dunque, da Piazza Mario Pagano a Potenza, la UIL FPL di Basilicata ha partecipato all'iniziativa organizzata su scala nazionale per raccogliere firme affinché si possa presentare una proposta referendaria di abrogazione della norma. Lo stiamo dicendo da tempo. Noi siamo contro l'autonomia differenziata, però in questo momento dobbiamo lanciare un messaggio importante. Le persone, i cittadini devono comprendere che è un sì che cambierà la svolta dell'autonomia differenziata, perché stiamo producendo questa importante fase di raccolta firme per promuovere il referendum che chiede l'abrogazione di questo decreto legge, il decreto Calderoli. Quindi noi invitiamo le persone a dire sì, noi non vogliamo questa legge che spacca l'Italia, spacca il paese, e come abbiamo fatto come UIL questa sintesi dei 6 punti della UIL, noi chiediamo un'Italia che garantisca diritti a tutti. Molte le adesioni sin dalle prime ore del mattino. Sono contrario all'autonomia differenziata, in quanto credo che sia penalizzante per la nostra regione e per il sud in genere. Spero che tanta gente voti come me, o meglio metta la firma, perché comunque credo è in dubbio il risultato finale, cioè del quorum famoso che deve essere raggiunto. Io spero di sì, per il bene di tutti. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore la zona industriale tra Tricase e Miggiano, siamo in Salento. Le fiamme, partite da alcune sterpaglie nei pressi della stazione ferroviaria di Miggiano, sono state alimentate dal forte vento e hanno raggiunto la zona industriale di Tricase, lambendo alcune attività industriali che si trovano sul rettilineo che porta sulla statale 275. Le fiamme hanno aggredito il deposito di una corniceria, in fiamme anche un'altra fabbrica a Montesano, fuoco anche sulla collina dove si trova la Torre del Sasso, un'antica torre di difesa contro i saraceni. E a proposito di incendi, restiamo in Salento. Un anno fa nella marina di San Cataldo ci fu un incendio devastante, 19 ettari di pineta artificiale e 21 ettari di macchia mediterranea furono cancellati dal fuoco, 365 giorni dopo sono stati estirpati i resti di quella vegetazione bruciata. Un anno fa, il 25 luglio, San Cataldo era minacciata da due vasti incendi, l'uno a Campoverde e l'altro in zona Villaggio Adriatico. Tant'è che intervennero anche gli aerei antincendio Canadair e arrivarono un'autobotte da Francavilla Fontana e un'altra da Taranto. La località balneare, sita a una decina di chilometri da Lecce, fu evacuata. A fuoco circa 19 ettari di pineta artificiale e 21 ettari di macchia mediterranea. E minacciate erano state le abitazioni e solo marginalmente erano a rischio gli edifici appartenenti a enti pubblici. Ora, un anno dopo, l'operazione di estirpamento e allontanamento della necromassa è stata praticata su quasi tutte le aree attraversate dalle fiamme. Il comune di Lecce ha fatto abbattere gli alberi instabili entro una fascia tagliafuoco di 20 metri dalle strade e dagli insediamenti residenziali, nonché rimuovere la necromassa sul terreno causata dagli alberi bruciati. Operazioni compiute dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, prodotte 1880 tonnellate di biomassa, utilizzata quindi per la produzione di energia elettrica. Intervento completamente gratuito per i 6 proprietari dei terreni più interessati dall'incendio. La provincia di Lecce ha provveduto allo sfalcio delle canne lungo le scarpate. A Bari adesso, dove gli spazi esterni del quartiere Santa Rita rinascono grazie ad un progetto da oltre 1 milione di euro. Oggi il neosindaco Vito Leccese ha visitato i cantieri. Migliorare la qualità delle abitazioni, ma anche degli spazi aperti, del verde e dei servizi per le famiglie. È l'obiettivo del programma di risanamento delle aree esterne degli immobili di edilizia residenziale pubblica del quartiere Santa Rita di Bari, finanziato con oltre 1.300.000 euro nell'ambito del programma nazionale di ripresa e resilienza. I cantieri sono già avviati e sono stati visitati dal sindaco Vito Leccese, accompagnato dall'assessore comunale al patrimonio Vito La Coppola. Il mio primo cittadino ha voluto verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori, un progetto di rigenerazione urbana che ha definito molto complesso e ambizioso.
Grazie ai lavori, la zona, già caratterizzata da una forte vocazione naturalistica e agricola, sarà più verde a misura di famiglie, riorganizzata su principi ecologici e di qualità architettonica, con una dotazione di servizi di prossimità di tipo educativo e culturale. Il tutto, ha chiarito il sindaco, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Saranno quindi riqualificati il manto stradale per la viabilità interna e i parcheggi scoperti, rimessa a posto la segnaletica orizzontale, verticale e i riduttori della velocità, effettuata la manutenzione delle recinzioni dei cancelli. I lavori prevedono anche la sistemazione del verde e la realizzazione di aree ludiche attrezzate. L'obiettivo del progetto è restituire identità e senso di appartenenza agli edifici, assegnando un tema cromatico a ogni palazzo. Grazie agli interventi saranno inoltre ridotte le isole di calore, così come l'inquinamento atmosferico, le polveri sottili e il consumo di acqua. E nella spiaggia di Pane e Pomodoro, sempre a Bari, l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli ha inaugurato le nuove ecostazioni, dove le persone che le utilizzeranno potranno, gettando i rifiuti, avere in cambio dei buoni spendibili in alcuni negozi della città. A Bari la raccolta differenziata non farà più solo bene all'ambiente, ma consentirà anche a coloro che la faranno di ricevere buoni spendibili nei negozi. Tutto questo sarà possibile grazie al progetto Arrivano i Buoni, finanziato da CONAI, che ha portato all'installazione nel capoluogo pugliese di 5 ecostazioni per imballaggi in 5 diverse zone: Carbonara, Quartiere Libertà, Quartiere Iapigia, Parco 2 Giugno e infine l'ultimo in ordine di inaugurazione, nella sempre più gettonata spiaggia di Pane e Pomodoro. Queste ecostation servono per raccogliere in maniera selettiva solo alcuni particolari imballaggi, dalle bottiglie di plastica in PET, le bottiglie e i boccacci di vetro, il cartone per gli alimenti, quelli classici per il latte, per i succhi di frutta, e alcuni imballaggi di acciaio e di alluminio. Bari è tra le prime città in Europa, dopo Bruxelles, a fare da tester per questo progetto, accolto con curiosità dei cittadini che, dopo qualche dubbio sull'utilizzo dei nuovi compattatori, non hanno esitato nel cominciare ad accumulare buoni spendibili grazie al nuovo sistema di raccolta differenziata. Questa è la cosa bella di questo progetto, che dà dei buoni sconto messi a disposizione dalle attività commerciali della città. È un appello alle attività commerciali: salite a bordo, perché c'è spazio per tutti. Ogni 20 conferimenti, cioè ogni 20 imballaggi che vengono conferiti, c'è la possibilità di ritirare un buono, che una promozione, e poi ci sono dei premi di secondo livello per chi riesce davvero a differenziare tanto e a conferire tantissimi imballaggi in queste macchinette. L'amministratrice unica di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, è stata riconfermata componente del consiglio direttivo dell'ANFER, l'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali. Imprenditrice dal 2019 e anche amministratrice unica di Sviluppo Basilicata, la società in-house della regione che si occupa di offrire servizi di carattere finanziario per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale lucano. Parliamo di Gabriella Megale, che è stata di recente confermata nel nuovo direttivo dell'ANFER. Unica donna a rappresentare il Mezzogiorno, l'ANFER è l'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali, organismo che si occupa di leve finanziarie tradizionali come la concessione di garanzie e le agevolazioni economiche alle piccole, medie e microimprese, oltre che l'erogazione di finanziamenti su fondi rotativi regionali. Promuovere la cultura finanziaria per affrontare i cambiamenti e le incertezze del mercato, ma anche contribuire alla crescita dell'alfabetizzazione finanziaria, questi gli obiettivi per Megale, da raggiungere con l'ANFER anche grazie al suo lavoro. Per me è veramente un grande onore poter sedere in questo consiglio direttivo con dei colleghi che tra l'altro hanno un'esperienza veramente ventennale sul tema della finanza, e l'auspicio è poter portare anche in Basilicata quelle che sono le migliori esperienze italiane. Oggi c'è un quadro molto particolare, perché dopo la minaccia su quella che è la nostra salute, dopo la crisi energetica, si è creato un quadro sul credito che
diventa più preoccupante. Noi abbiamo nel primo trimestre del 2024 dei crediti deteriorati che sono aumentati in percentuale, ed ecco che questo, per quanto da una parte è una minaccia perché avremo una restrizione ulteriore del credito per gli imprenditori, dall'altra è un'opportunità di poter mettere a sistema e a valore quello che è il ruolo delle finanziarie. Aiutare gli anziani che sono soli. L'appello arriva dal Monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia Bovino. Sentiamo le sue parole. Un appello ai cuori di tutti. Aiutate anziani disagiati che è in difficoltà per il gran caldo. Soprattutto siate vicini agli anziani che soffrono di solitudine in questi mesi estivi. Lo lancia Monsignor Giorgio Ferretti alla città di Foggia. Chi ha la possibilità va in vacanza oppure accende i condizionatori. Così non avviene per molti anziani che vivono da soli, ma più del caldo talvolta uccide la solitudine. Quindi chiedo a tutti i cittadini di Foggia di farsi carico di questo problema. Salvare una vita a volte è dare un bicchiere d'acqua, perché la disidratazione uccide, o anche fare una breve visita. Basta poco per salvare una vita, scrive Ferretti in una nota letta ai giornalisti, parole quasi di preghiera. Chiederemo a tutti i cattolici, coloro che frequentano le parrocchie, di occuparsi degli anziani. Poi le parrocchie stanno organizzandosi anche per visitare o gli anziani della parrocchia o le RSA che si trovano nei luoghi, diciamo, vicini alla parrocchia. Portare una merenda fresca, una bibita che dà un po' di sollievo. E poi chiedo a tutti i ragazzi di visitare i loro nonni. Ringrazio l'amministrazione comunale, gli operatori sanitari, i medici di famiglia, quelli del pronto soccorso, l'emergenza territoriale 118 per lo sforzo messo in campo in questi giorni, scrive il Vescovo. E poi l'invito finale. Mostriamo il volto solidale di questa nostra terra. Non lasciamo solo nessuno. L'area ex Barilla di Matera negli scorsi mesi è stata acquisita da una società, la New Green Invest, che ha spiegato quali sono i suoi progetti per quest'area. New Green Invest SRL ha acquisito l'area ex Barilla a Matera avviando un progetto di rigenerazione urbana in collaborazione con Mario Cucinella Architects. L'acquisizione del compendio immobiliare denominato ex Barilla nel mese di ottobre nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare indetta dalla Tribunale di Matera. Questo sito industriale, dismesso da oltre 20 anni, è situato in una posizione strategica all'interno del perimetro cittadino e rappresenta un punto nevralgico per lo sviluppo urbano di Matera. L'acquisizione dell'area è stata guidata dalla visione imprenditoriale di avviare un progetto di rigenerazione urbana. L'obiettivo è valorizzare le peculiarità del complesso immobiliare, integrando nuove funzioni, servizi e spazi pubblici per rivitalizzare i quartieri circostanti e migliorare l'intera struttura urbana della città. Per l'importanza urbanistica del sito, la New Green Invest ha coinvolto uno dei più importanti architetti internazionali, Mario Cucinella, fondatore dello studio Mario Cucinella Architects di Bologna. Cucinella è noto per il suo ruolo di curatore del padiglione Italia Arcipelago Italia della 16ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia nel 2018 e per aver lanciato nel 2019 Mario Cucinella Design e la collezione Building Object, ispirata ai suoi progetti architettonici. Cucinella è anche docente presso varie università, tra cui la Facoltà di Architettura di Ferrara, l'Università di Nottingham, l'Università di Monaco, lo IED di Torino e l'Università Federico II di Napoli. Il progetto, coadiuvato dallo studio di architettura Dame, rappresentato dall'architetto Giampiero Latorre di Matera, prevede la realizzazione di un centro polifunzionale che connetta spazi pubblici e privati, integrandosi con l'ingresso monumentale del sistema delle cave, il quartiere Piccianello, il parco del campo e l'accesso nord ai Sassi. Tra i riconoscimenti ottenuti da Cucinella si segnalano l'International Fellowship del Royal Institute of British Architects e la Honorary Fellowship dell'American Institute of Architects, attestazioni che confermano il suo prestigio nel panorama architettonico internazionale. Il progetto sarà presentato all'amministrazione comunale di Matera nelle prossime settimane, inaugurando un percorso di dialogo e confronto con la città e i suoi cittadini. L'Università degli Studi di Bari si prepara al nuovo anno accademico con una nuova campagna di comunicazione per le immatricolazioni.
Una storia di impegno, prospettive, sogni e desideri. Un percorso che tramite i social network si traduce nel claim "La mia storia più bella". Si potrebbe riassumere con questi termini la nuova strategia di comunicazione dell'Università degli Studi di Bari, presentata dallo stesso rettore Stefano Bronzini e basata sui temi fondamentali dell'accessibilità, dell'innovazione e dell'attrattività. La nuova campagna di comunicazione Uniba punta ad attrarre a Bari un'utenza sempre più vasta di futuri laureati, grazie ad una serie di novità e agevolazioni. Tra queste, l'atteso nuovo corso di laurea in farmacia e i dottorati sui temi attualissimi della parità di genere e della pace, ma anche un'attenzione molto spiccata all'accessibilità per le persone diversamente abili e verso chi ha un ISEE non superiore ai 26.000 euro. Tra le novità, anche la riduzione del 75% delle tasse universitarie per facilitare l'accesso alle donne alle facoltà scientifiche. Il tessuto coeso fra mondo della conoscenza e della ricerca e tessuto produttivo in questo momento in Puglia, a Bari, grazie alla presenza dell'Università di Bari e anche di un sistema di aziende che ha ben risposto, è in evoluzione e in crescita. Parlare di questo significa parlare di profili di studio e di conoscenza diversi da quelli di una volta. Tante le ragioni dunque per scegliere l'Università Statale Aldo Moro di Bari, che, come raccontato dal suo stesso rettore, ad un anno dal suo centenario si dimostra una grande opportunità per il territorio e per i giovani studenti in termini di innovazione, di rete, di idee. Iscrivetevi all'università, ai percorsi di università delle università statali. È un modo per sviluppare tutto quello che noi abbiamo fatto come Università di Bari, per farne parte e soprattutto per sviluppare una coscienza critica che sarà il futuro lavoro. E prima di chiudere vediamo insieme una serie di appuntamenti culturali che si terranno a Matera fino al 30 di settembre. Oggi inizia una nuova programmazione per quello che è il percorso dei 70 anni della Martella. Il nuovo programma è 70 anni della Martella e oltre. Iniziamo con un ricco percorso culturale che appunto ci accompagnerà per tutta l'estate. Da stasera inizia con la cena di comunità fino al 30 settembre, quindi la Martella offrirà alla città di Matera un ricco cartellone di eventi. Siamo contenti di esserci riusciti, abbiamo lavorato sodo in questi mesi e, ripeto, siamo contenti di offrire queste serate al Borgo di La Martella. Ci sarà una rassegna cinematografica, ci saranno presentazioni di libri, ci saranno anche spettacoli per tutta la comunità, diciamo meno articolati, ci sarà una bellissima serata di sport ludici dal titolo Le Martellette, di dove saranno coinvolti tutti i rioni della città di Matera. Quindi, ripeto, un forte cartellone estivo che si concluderà il 30 settembre. Il prossimo appuntamento che naturalmente offriremo alla comunità materana è il 1 agosto, quest'anno riproponiamo la Sagra della Crapiata e quindi, diciamo, in maniera più soft delle altre volte riprendiamo anche questa sagra che per alcuni anni non è stata più riproposta alla città, alla comunità di Materana. Naturalmente ringrazio l'amministrazione comunale per tutto questo cartellone estivo, ci ha concesso anche il cinema all'aperto, l'arena del Teatro Quaroni, ma anche supporta appunto tutti quelli che sono gli eventi che appunto proporremo alla città di Matera. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione.